sull'Europa, Alexander Yakhnejev, Agenzia Vista. Appunto sull'Europa, siccome lei la settimana prossima parteciperà anche al vertice europeo, si aspetta magari un segnale che può venire dall'Europa e anche da questo vertice sulla flessibilità e diciamo a seguito delle vostre stime. Carlo, sulla flessibilità non c'è, no? La flessibilità non c'è più. Quello che c'è è un'attenzione alle spese legate ai cosiddetti eventi eccezionali, che evidentemente invece ci sono, e cioè il sisma, nel caso purtroppo dell'Italia, e la migrazione, che invece è un problema europeo. Qui vorrei dire solo una cosa, che non ha tanto a che fare con i numeri quanto con le politiche di lungo termine. Per molti anni l'Italia è stata l'unico paese che ha sostenuto con i suoi sforzi e i suoi soldi l'impatto della migrazione che è cominciata all'inizio di questo decennio. Soltanto dopo molto tempo il resto dell'Europa se n'è accorta e ha cominciato a valutare che questi sforzi di singoli paesi fornivano quello che si chiama in gergo un bene pubblico, cioè qualcosa che serve a tutta l'Europa. È il momento di rivendicare questo ruolo, sia in termini di programmi, cosa che l'Italia fa continuamente nelle sedi istituzionali come l'Ecofin o il Consiglio europeo, sia anche dal punto di vista della valutazione delle risorse che un paese mette a disposizione, certo per se stesso, ma anche per tutti gli altri paesi. Questa non è flessibilità, questa è riconoscere che ci sono obiettivi comuni e che quindi devono avere finanziamenti comuni.